Oh Luca, finalmente ci rincontriamo dopo tanto tempo. Ci troviamo qui alla Casa del Cinema di Roma. Ben trovato Fernando. Ben trovato Luca. Ma come mai non ci siamo più visti? Come mai? Come mai? Sono stato molto occupato in varie cose. Ho visto che hai fatto dei lavori in questo periodo. Sì, in questo periodo ho finito un documentario rievocativo della vita di mio padre, Mario Verdone. E quando è che andrà? Il critico. Andrà nelle sale? Andrà nelle sale e adesso dovrebbe uscire quest'estate in qualche festival importante. Adesso vediamo comunque, qua. Quando fai la prima mi devi chiamare. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ci dobbiamo vedere lì alla prima. Sì. E come mai stasera ti trovi qui? Come mai? Allora, io sono qui per il premio Anna Magnani. Anche perché, tu? Sì, perché sono perlomeno 8-9 anni che faccio parte del comitato, diciamo, della giuria, del comitato. Non lo sapevo. Il comitato d'onore. Io quest'anno invece è la prima volta che vengo come giornalista, come tu sai, io faccio un canale su YouTube, quindi. Certo. E allora tra poco ci vedremo lì, allora. Certo. Stasera sarà la decima edizione. La decima edizione. Io sono nel comitato da perlomeno 6-7 anni. Ah. E insieme a te chi c'è nel comitato quest'anno? Dunque c'è Francesca Pigianelli, sì, l'organizzatrice, organizzatrice, direttrice artistica, sì, eccetera. Ci sono vari personaggi, adesso non me li ricordo tutti insieme, però io faccio parte appunto di questo comitato. Francesca. Comitato d'onore. Sì, comitato d'onore. Francesca ogni anno premia dei talenti che si sono già affermati nel mondo del cinema. Allora, Virginia Raffaele. Ah, la cercavo da tanto tempo. La troverai qui stasera. Poi? La devo premiare io personalmente, quindi ci dovrebbe essere. Allora dobbiamo intervista subito perché è una vita che la cerco. Sì. Raffaele proprio. Sì, lei poi non è una che la vedi sempre. No, ma a me piace come imita i personaggi. Sì. Va bene, Luca, non ti voglio disturbare più di tanto figurati. perché ho visto che eri con un amico e magari. No, ma è un piacere. Sono venuto a trovarti perché era tempo che non ci vedevamo. È vero, ti ringrazio. Quindi ci vediamo dopo su certamente al primo piano. Certamente, nel nome della grande Anna Magnani. Nel nome della grande, alla quale io ho dedicato nel 2007. Sì? Ho dedicato un programma radiofonico che si chiamava Anna Magnani, la lupa di Roma. Che fu trasmesso nel 2007 e che fu un bellissimo programma che ebbe anche un premio importante, il microfono di cristallo, e che rievocava un po' con brani delle sue interviste. Ma tu hai avuto modo di conoscerla di persona? No, no. Personalmente no. È sfuggita anche a te, perché troppo giovane. Non ho avuto questo piacere, purtroppo. Comunque era una delle più grandi attrici italiane, diciamo, almeno di quel momento là, storico. Era una delle più grandi. Assolutamente la più grande. La più grande, per me anche. Anche la più stimata all'estero. Esatto, esatto. Va bene, Luca. Allora, Fernando, ci vediamo dopo. Certamente. Ci vediamo dopo in, diciamo, nella manifestazione, ecco. Certo, okay? Certo. Saluto a tutti. Un grande saluto a tutti. E da Luca Verdone. Ciao.